Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo all'Aquila. Attimi di paura ieri sera nel quartiere San Giacomo dall'omonimo viadotto dell'A24. Infatti sono volati giù pezzi di calcestruzzo, fortunatamente senza conseguenze sulle persone. Il sindaco dell'Aquila Biondi attacca sulla gestione delle infrastrutture e dice gli enti locali sono stati lasciati soli. Vediamo il servizio. Paura ma nessun ferito nel quartiere San Giacomo dell'Aquila, dove ieri sera pezzi di calcestruzzo sono volati giù dal viadotto della 24 che attraversa quella zona del capoluogo. Già nella serata di ieri, i vigili del fuoco, chiamati dai cittadini allarmati, hanno rimosso pezzi di calcestruzzo pericolanti per circa 200 metri sotto il viadotto, inviando una relazione sia alla prefettura che al comune che a Strada dei Parchi, nella quale, tra le altre cose, rilevano il degrado strutturale del calcestruzzo e dei ferri ormai ossidati. Una squadra di operai e tecnici della concessionaria sta lavorando sul viadotto della Roma Teramo e per farlo è stata disposta la chiusura della sottostante via Gabriele Rossetti. Secondo fonti di Strada dei Parchi, riportate dall'ANSA, la concessionaria di A24 e A25 verificherà nel corso dell'azione se si dovrà utilizzare il by bridge, cioè il ponteggio sospeso, con il quale si è intervenuti nel corso della messa in sicurezza attuata negli ultimi mesi. Nel frattempo si procederà anche a nuove verifiche sulla staticità del manufatto, che ieri sera ha dato comunque esito positivo, tanto che l'autostrada è rimasta aperta. Quanto è accaduto è la conseguenza delle modalità di gestione delle infrastrutture pubbliche in questo paese, massimizzare i profitti in capo ai privati e scaricare sugli enti territoriali tutti i problemi e le responsabilità in un sistema di assoluta mancanza di collaborazione tra i livelli dello Stato. Sono queste le parole del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi. Il primo cittadino ha sottolineato anche che 2 mesi fa questo fatto sarebbe passato sotto silenzio, ma il crollo del ponte Morandi a Genova, nella sua drammaticità, ha aumentato la consapevolezza sulle infrastrutture pubbliche. Biondi, nei giorni successivi alla tragedia di Genova dello scorso 14 di agosto, aveva scritto una lettera a Strada dei Parchi per chiedere lo stato di sicurezza di A24 e A25 e per conoscere gli interventi in atto. La concessionaria aveva risposto che sono previste manutenzioni con un piano specifico e che le arterie sono attualmente sicure, anche se il rischio scatta per eventuali nuove scosse di terremoto. Nel frattempo, in considerazione dell'allungamento dei tempi per il perfezionamento del nuovo piano finanziario delle Strade dei Parchi, il governo sta valutando di provvedere con provvedimento normativo ad hoc. Queste le dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, in audizione alla Camera dei Deputati, precisando che la disposizione normativa è finalizzata a consentire la prosecuzione degli interventi di adeguamento delle tratte autostradali di A24 e A25 divenuti urgenti ed improcrastinabili a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 2009 e proseguiti con differente intensità sino all'anno corrente. Interventi dunque resi necessari. L'importo residuo, specifica il Ministro, è di 192 milioni di euro. Il Ministro ha anche spiegato che nel tavolo di lavoro istituito presso il Ministero le amministrazioni competenti, con la presenza della società concessionaria, hanno provveduto ad una verifica sulle modalità di revisione del rapporto concessorio relativo proprio ad A24 ed A25. Adesso andiamo avanti con la politica. In attesa di conoscere la data delle elezioni regionali, partiti e movimenti preparano la sfida e attaccano il Partito Democratico. Nel centrodestra è aperta la discussione sulla candidatura di Fabrizio Di Stefano a governatore, mentre Antonio Martino si tira fuori dalla competizione. Nel centrosinistra si attende la decisione di Giovanni Legnini e per i grillini è ballottaggio fra Sara Marcozzi e Marco Cipolletti, ballottaggio che ci sarà domani sulla piattaforma online. Sentiamo il servizio di Giovanni Minicozzi. L'incertezza sulla data del voto non ferma partiti e movimenti che si organizzano per le prossime elezioni regionali. La recente manifestazione delle liste civiche per l'Abruzzo, tenutasi al Centro Congressi Aurum di Pescara, ha lanciato di fatto la discussione sulla candidatura di Fabrizio Di Stefano al vertice della regione per il centrodestra.
Tutti i partiti della coalizione cercano l'unità per vincere la sfida e Gianfranco Giuliante, vice coordinatore della Lega, non esclude la convergenza del Carroccio su Di Stefano. Io ritengo che sia non solo opportuno ma necessario andare uniti alle elezioni regionali, che auspichiamo vengano svolte al più presto per eliminare una condizione che è di illegittimità assoluta. Dovrà esserlo tenendo conto di queste realtà civiche che stanno dimostrando un'ottima capacità di aggregazione sul territorio, che hanno predisposto liste che mi sembrano molto molto forti e che potrebbero essere quel valore aggiunto che sicuramente farà vincere il centrodestra. A proposito di liste civiche, Fabrizio Di Stefano di fatto ha lanciato la sua candidatura già da un po' di tempo fa. La Lega come commenta? Ma riteniamo che in questo momento quella di Fabrizio, ma anche altre candidature che potranno essere messe in discussione, dovranno sostanzialmente muoversi in una logica di aggregazione. Mi sembra di poter dire che partendo dalle civiche Fabrizio ha detto di voler lavorare in questo senso e quindi noi poniamo la massima attenzione agli sviluppi che un mondo civico regalerà sicuramente all'Abruzzo in termini di importanza e di consenso che riuscirà ad aggregare. Intanto Antonio Martino, Forza Italia, si tira fuori dalla competizione ed è convinto che i partiti e le civiche del centrodestra troveranno l'intesa sia sul programma sia sul candidato governatore. La nostra regione non può rimanere per tutti questi mesi senza il proprio governo. Forza Italia e tutte le forze del centrodestra, i civici, la Lega, stanno combattendo contro il tempo per dare dignità a questa regione e andare a votare, e in questo il mio impegno sarà senza frontiere. Il centrodestra sarà unito alle prossime elezioni regionali? Ormai penso che la definizione di centrodestra unita non è più una questione da divenire ma è una certezza. Adesso insieme scriveremo il programma e troveremo la persona migliore per la sintesi di questo programma. Si parla anche di lei come candidato presidente? No, io sono è stato eletto il 4 marzo, ho un impegno da rispettare con i nostri elettori. Il Parlamento anche nell'opposizione è un posto dove si può fare politica e si può fare cose buone per il territorio, e quindi per quanto mi riguarda io farò il gregario, sarò a disposizione di tutti i candidati, dei consiglieri regionali, di tutti i territori per portare insieme il rinnovamento in questo territorio. Altra notizia di politica, il Movimento Democratici e Popolari per l'Abruzzo, nato dall'evoluzione del Coordinamento Democratici Cristiani per l'Abruzzo, ha costituito un coordinamento regionale e ha nominato i coordinatori delle quattro province: Vincenzo Palmerio per Chieti, Francesco Crivelli per Pescara, Marco Bacchion per Teramo e Manfredo Marinacci per L'Aquila, che affiancheranno il coordinatore regionale Licio Di Biase e Mario Amicone, altro componente della segreteria, in qualità di vice coordinatore. Il movimento, si legge in una nota, pone al centro della propria riflessione ideale il documento Se ne parli, frutto di un intenso lavoro di confronto durato quasi 2 anni da parte del laboratorio Spataro, scuola di formazione per il popolarismo nel paese e nelle istituzioni, e che fa riferimento ai principi e alle idee di fondo che hanno caratterizzato l'esperienza del cattolicesimo democratico e popolare. Un processo, prosegue ancora il comunicato, che va concretizzato non con una nostalgica riproposizione di simboli e nomi superati dalla storia, ma attualizzando l'esperienza appunto del cattolicesimo democratico e popolare. Andiamo avanti adesso con il project financing dell'ospedale di Chieti. Gli atti certificano come nessuno lo vuole, persi 58 mesi per rincorrere inutilmente il capriccio d'Alfonziano. Questa è l'ennesima denuncia che arriva dal centrodestra diretta alla giunta regionale sul delicato tema della sanità nell'area metropolitana di Pescara e Chieti. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Febbo, 58 mesi per rincorrere inutilmente il project financing, 58 mesi persi secondo Forza Italia su questo progetto, perché? Ma persi perché insomma, una perizia che diceva che c'era pericolo antisismico, pericolo di crollo, dopo 58 mesi siamo al nulla, cioè siamo ad una delibera assunta dalla giunta regionale il 9 luglio che dava 60 giorni alla ALSE per attivare le procedure, una delibera della giunta illegittima perché mancano le firme che invece vengono dichiarate nella delibera, e io questo l'ho denunciato alle autorità competenti, dove c'è la firma di un direttore generale
Popolare, che a oggi risulta non avere i titoli per fare il direttore generale, così come da sentenza del Tribunale dell'Aquila, la Alsi Chieti rinvia tutto, dall'incarico ad un direttore amministrativo il 7 agosto, sapendo che il direttore amministrativo il 1 settembre va a Pescara. Quindi stiamo scherzando e stiamo parlando del nulla. Io di questo ne sono felice, perché quello è un progetto che non avevo i piedi per camminare. Questo che viene approvato, che avrebbero approvato oggi, è un altro progetto che prevede una spesa di 605 milioni che la ALS di Chieti e la Regione Abruzzo non si possono permettere, e lì il manufatto, i due manufatti che sono stati realizzati con cemento impoverito restano là, e con tutti i rischi del caso. E di questo chiaramente la procura è al corrente. Voglio vedere se succede qualcosa, chi ne risponde, perché insomma qualcuno non può perdere 58 mesi inutilmente per correre dietro a un capriccio di un presidente che l'unica cosa che ha fatto in 58 mesi per la città di Chieti è 542 mila euro di asfalto. Ma una campagna elettorale a cui qualcuno dovrà rispondere, perché non si è a oggi provveduto a lavorare, a progettare per i 5 nuovi ospedali, quello di Lanciano, quello di Vasto, quello di Avezzano, quello di Giulianova, perché non si è intervenuto su Penne e su Popoli. E non si, quindi qualcuno dovrà spiegare perché in 5 anni abbiamo fatto solamente le chiacchiere, spot elettorali. Qualcuno addirittura vuole spostare le elezioni, che sono oramai una necessità, addirittura a marzo del 2019, per regalare altro immobilismo e regalare magari un'auto indennità a qualche consigliere che sa che non viene rieletto. Andiamo avanti e parliamo adesso della ZES, con un comunicato, un richiamo da parte dei sindacati. La scelta della regione Molise di aderire ad una ZES, una zona economica speciale interregionale con la Puglia, non deve pregiudicare la possibilità che l'Abruzzo ne realizzi una, che può favorire lo sviluppo delle imprese. Così CGIL, CISL e UIL chiedono alla giunta regionale di attivarsi immediatamente per presentare una nuova candidatura e conseguentemente redigere il piano di sviluppo strategico e la perimetrazione delle aree da includere. Chiedono inoltre di essere convocati per discutere nel merito, ponendo subito la necessità che la ZES abruzzese sia un vero strumento di politica economica. Andiamo avanti, adesso ci spostiamo al comune di Teramo. D'Alberto indica le emergenze e le priorità, così il sindaco nel consiglio comunale, in cui ha esposto proprio le emergenze che dovrà affrontare la città nei prossimi mesi. Inoltre l'assise comunale si è aperta con l'incontro con i lavoratori dello storico supermercato Ipersimpli di Piano d'Accio, che presto chiuderà i battenti. Sentiamo il servizio di Tania Bondici Castelli. Il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto ha aperto l'odierno consiglio comunale illustrando le linee programmatiche del suo mandato. Attenzione massima ad alcune emergenze del comune. D'Alberto ha innanzitutto ricordato che Teramo conta ancora 4.000 sfollati, con oltre la metà dei quali assistita dal CAF. Gravissimo è il ritardo nella ricostruzione, con un ufficio tecnico regionale carente di personale, la ristrutturazione dell'edilizia popolare Ater, ancora al palo dopo un anno dal sisma, e la sicurezza delle scuole. E poi un passaggio importante sulle partecipate. Per il sindaco la Teramo Ambiente, società che effettua la raccolta dei rifiuti, dovrà tornare ad essere totalmente pubblica, e la Ruzzoreti dovrà elaborare un piano di rientro per restituire al comune di Teramo i 4 milioni di debiti dovuti. Il consiglio comunale però ha iniziato con l'incontro con una rappresentanza dei lavoratori dell'Ipersimpli, il supermercato storico di Piano d'Accio, che presto chiuderà i battenti, con gravi ripercussioni per i 53 lavoratori teramani. Abbiamo portato la solidarietà del Consiglio Comunale a questi lavoratori per la grave situazione in cui si trovano loro e le loro famiglie, in conseguenza dell'annuncio della chiusura del punto vendita di San Nicolò, che è caduto come un fulmine a ciel sereno su queste famiglie e su tutta la città, una città già gravata dalle conseguenze che sappiamo per gli eventi sismici. Oltre alla solidarietà, cosa pensate di fare per loro? Allora, abbiamo stabilito
in accordo con i lavoratori, che saranno aperti un tavolo di trattativa sindacale ed un tavolo di trattativa istituzionale che coinvolga, oltre al comune e oltre alle rappresentanze dei lavoratori, anche la regione, la provincia, e che questi due tavoli lavorino di concerto al fine di parlare una sola lingua, che due tavoli siano contemporanei, è dettato proprio da questa esigenza, per studiare le possibilità che ci sono sia per salvaguardare i posti di lavoro, che è la cosa fondamentale, e sia per cercare soluzioni magari anche alternative che possano permettere la permanenza di questa importante struttura, che ormai è una struttura storica per il commercio di Teramo. Andiamo avanti e ci spostiamo a Lanciano. Un altro geologo ed un altro ingegnere strutturale da affiancare, due professionisti già incaricati dal comune per studiare la crisi di Corso Trento e Trieste. Il sindaco Mario Pupillo ha così deciso di istituire una commissione tecnica. Vediamo. Si continua a studiare e a monitorare la parte del corso di Lanciano interessata dalla voragine che si aprì il 16 agosto scorso al di sotto di due locali commerciali dell'edificio noto come ex modernissimo. I tecnici incaricati dall'amministrazione comunale, l'ingegnere Pasquale Di Monte e il geologo Luigi Carabba, hanno eseguito un nuovo sopralluogo alla condotta San Giacomo. Nessuna novità dopo il riempimento con pietrisco, riferisce l'ingegnere soddisfatto. Nel frattempo fessure e crepe lungo i marciapiedi del tratto finale del corso sono stati impermeabilizzati con guaine bituminose. È importante evitare infiltrazioni d'acqua nel cantiere, sorvegliato speciale, aspettando l'assestamento del pietrisco per poi potervi realizzare sopra un massetto in cemento armato, necessaria base di appoggio per la messa in sicurezza dell'edificio. Per proseguire nello studio, che durerà mesi, spiega il sindaco Mario Pupillo, il comune affiancherà altri due esperti ai tecnici incaricati. Questo permetterà lo studio, l'approfondimento attraverso un tavolo tecnico che stiamo formando, anche ampliando il numero dei consulenti che noi già abbiamo a disposizione. Ringrazio il geologo Carabba, l'ingegnere Di Monte, che veramente in questi giorni insieme al vice sindaco hanno praticamente presidiato per giornate intere il luogo della voragine. Ablieremo probabilmente anche altri tecnici, perché questo è uno studio strategico sulla città di Lanciano, che mostra ovviamente in questo momento, e lo ha mostrato in passato, anche altre fragilità in termini idrogeologici. Questo è uno studio che avrà bisogno perlomeno di 6 mesi o un anno, e quindi poi dovremo vedere qual è la cura di questo paziente che ha un'età secolare e che ha subito delle trasformazioni. Il corso 30 anni fa non era quello di adesso, con palazzi diversi, poi anche con aspetti geologici, ma non più geologici, direi meteorologici, permettetemi di dire, che sono completamente modificate, le bombe d'acqua che abbiamo sopportato in questi anni. Carta o contanti, da oggi se rompi ricompri, è la nuova campagna di comunicazione civica della provincia di Teramo contro gli atti di vandalismo al patrimonio scolastico. Scuole e ente dialogheranno attraverso una piattaforma digitale condivisa. Vediamo. Carta o contanti? Molte delle richieste di manutenzione che arrivano periodicamente dalle scuole all'ufficio tecnico della provincia di Teramo sono riconducibili ad atti di vandalismo. Il danneggiamento del patrimonio scolastico è anche frutto di una mancanza di consapevolezza dei ragazzi rispetto al valore del bene pubblico, collettivo, comunque pagato con le tasse dei cittadini. E così l'ente ha deciso di agire su due fronti. Da una parte la modifica del regolamento sul patrimonio, la scuola dovrà dimostrare che il danno non è derivato da atto vandalico, e dall'altra con un programma di educazione civica rivolto agli studenti attraverso una campagna di comunicazione sociale dal titolo Carta o contanti? Da oggi se rompi ricompri. Un percorso partecipato e condiviso di prevenzione più che di repressione agli atti vandalici. Stiamo affrontando un periodo in cui gli investimenti sull'edilizia scolastica sono stati, ma saranno soprattutto, molto ingenti, e quindi è importante creare una consapevolezza che investimenti tali e patrimonio pubblico
sono in realtà patrimonio di tutti, e quindi ciò che accade nelle scuole è un danno alla scuola, è un danno anche al proprio patrimonio, un danno al proprio futuro. Adesso andiamo a Loreto Aprutino, la fieruccia tradizionale ha chiuso gli eventi estivi del comune, una fiera antichissima che ogni anno il comune di Loreto Aprutino in collaborazione con le associazioni del territorio cerca di non far scomparire. Il servizio è di Vestina News. Sindaco Gabriele Starinieri, con la fiera della Madonna si chiudono un po' le manifestazioni estive qui a Loreto Aprutino, possiamo fare un punto e dire cosa si può ripartire. Un appuntamento tradizionale che da adesso posso dire che ci stiamo organizzando per rilanciarla, per fare più giornate, e probabilmente nei prossimi anni ci potrà essere abbinato un appuntamento con Giroglio, con le città dell'olio che verranno a festeggiare la festa dell'associazione qui a Loreto. Loreto Aprutino come si è comportata con queste manifestazioni? Manifestazioni estive, partendo anche dal presupposto che comunque quest'anno con le nuove leggi sulla sicurezza si è un po' ridimensionato il tutto. Certo, ecco, c'è stata una difficoltà iniziale, soprattutto con la festa di San Sopito, poi sono state allentate un po' le necessità e le richieste, quindi si è un po' facilitati. Spero che le associazioni, che vorranno organizzare degli appuntamenti in collaborazione col Comune, dal prossimo anno con la buona volontà si possano ritornare a fare delle cose un po' più grandi, più impegnative, anche la sagra. Noi come circolo abbiamo voluto ugualmente essere presenti anche con una piccola rappresentativa proprio per tenere un pochino viva questa manifestazione, insomma, per farla continuare ad esistere. Ecco, unica nota dolente forse il fatto che qui erano presenti su questa piana tante, tantissime specie di animali, era anche un ricordo di quelle che erano le prime manifestazioni. Da qui si deve ripartire, far tornare gli animali qui in questa bellissima piazza. Sì, sì, io me lo auguro, e questo è il tentativo che io feci sin dall'inizio di riportare, perché la fiera di per sé, cioè come commercio, compravendita di animali, ormai è, diciamo, è improponibile, non esiste più, però una mostra a far conoscere a tutti questi animali, le varie specie, le varie attitudini, una cosa bellissima per le persone che non conoscono questo mondo, insomma, è una cosa molto molto bella da vedere. Ed ora la pagina dello sport, ancora poche ore e poi arriverà il verdetto sul campionato di Serie B, attesa entro questa sera la pronuncia del Collegio di Garanzia del CONI. Intanto il Pescara continua il lavoro in vista della partita di Brescia, per la quale è recuperato il portiere Vincenzo Fiorillo. Il servizio di Andrea Costantini. Ancora poche ore, poi si concretizzerà la pronuncia del Collegio di Garanzia del CONI circa il format della Serie B e, in caso di allargamento del numero delle squadre, su quali saranno le compagini ripescate. Ieri si è temuto un ulteriore slittamento, visto l'impegno del presidente del Collegio, Franco Frattini, in visita diplomatica in Moldavia come rappresentante dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Sollecitato sui social, sempre ieri, Frattini ha trovato modo per chiarire attraverso un tweet postato poco dopo le ore 18 che non ci sarebbe stato alcuno slittamento e entro la serata di questo martedì arriverà dunque la sentenza, che tiene tanti club e tifosi col fiato sospeso. La Serie B resterà a 19 o tornerà a 22, ipotesi quest'ultima che secondo alcuni rumors sembra avere le principali possibilità. Qualcuno ventila anche una cadetteria con 24 squadre. In caso di allargamento, Siena, Ternana, Catania, Provercelli e Novara confidano di essere tra le ripescate. Il verdetto sarà definitivo da un punto di vista sportivo, poiché eventuali società scontente potranno rivolgersi al TAR, ma solo per ottenere un eventuale risarcimento, visto che i campionati saranno in pieno svolgimento. Anche il Pescara attende di conoscere l'esito con il presidente Daniele Sebastiani, che ieri sera nel corso del collegamento con la trasmissione replay di Enrico Rocchi ha ribadito la contrarietà all'allargamento. Dopotutto l'assemblea di Lega all'unanimità aveva votato per il blocco dei ripescaggi. La B a 19 squadre garantisce maggiore sostenibilità con una ripartizione più cospicua delle risorse finanziarie. Sul fronte squadra, oggi doppia seduta per il Delfino. Ieri il tecnico Pillon ha riavuto gli under 20 Capone e Melegoni. Entro domani torneranno Memusciai, ieri sconfitto con la sua Albania dalla Scozia, e Castrati, impegnato nel tardo pomeriggio con l'Albania under 21 contro i Parieta dell'Italia a Cagliari. Per Brescia saranno a disposizione Fiorillo e Canutè, che hanno superato i rispettivi acciacchi, e Marras, che ha scontato la giornata di squalifica. Assenze certe di Balzano e Palazzi, probabile quella di Crecco, alle prese con una distorsione ad una caviglia. Ieri stop anzitempo anche per il giovane terzino Scalera.
E ieri sera, sempre nel corso della trasmissione replay condotta da Enrico Rocchi, è intervenuto sull'argomento ripescaggi Serie B a 19 o a 22 squadre il presidente della Lega Pro Gravina, che sollecitato telefonicamente sul caso ha attaccato quanti hanno fatto questa scelta, parlando di una vicenda segnata da grande superficialità. Sentiamolo. Una vicenda che a mio avviso ha tutti i connotati di una superficialità abbinata all'incapacità nel saper proporre un modo di riformare il calcio italiano. Questo è il modo dello strappo, il modo di io so io, voi non siete nessuno, il modo per creare soltanto grandi tensioni, grande imbarazzo, significa avvelenare i pozzi perché non si possa mai arrivare a un momento di serenità e di tranquillità. Non è vero che chi ha pensato a questa formula dei 19 ha generato vantaggi. Io ancora non riesco a capire chi da questa operazione potrà trarre vantaggi. Sicuramente non la Serie B, ne esce distrutta come brand, come immagine, ne esce distrutta sotto il profilo economico-finanziario, perché se qualcuno pensava che a 19 squadre si poteva ottenere qualche piccolo spiccioletto in più, a mio avviso ha sbagliato i conti. Io vorrei iniziare il campionato, poi se sono 19-22 in B a me non interessa. Su questo poi, ripeto, mi riservo quando ci sarà l'organismo politico per eccellenza che è il Consiglio federale di dire quello che penso, perché credo che qualcosa bisognerà dire nel momento in cui c'è una norma che viene lacerata, violata, come se nulla fosse. L'ho avuto garanzie, ma non solo verbalmente, l'ho avuto anche con un comunicato ufficiale il 3 di agosto, che rimaneva tutto com'era, quindi nel rispetto delle norme. Stranamente il 13 sera in 5 minuti si è capovolto il mondo. Io credo che Roberto Fabricini, persona straordinaria, persona per bene, degna, che tra l'altro ha corso il rischio di ammalarsi per questa parentesi di commissariamento, credo sia stato, tra virgolette, costretto ad accettare suo malgrado un qualcosa che lui non si sognava e non avrebbe mai firmato. Il tema dei calendari, un giorno di festa, questi li hanno trasformati in giorni funesti, non è possibile una cosa del genere. Questo lo vorrei dire a tutti quei soggetti che ritengono che aver deciso in 5 minuti, 19 o 22, per loro è indifferente, tanto tutto quello che accade fuori dal loro orticello non conta a nessuno, non vale, non importa a nessuno. Allora, i fallimenti in C non sono della C, sono della B che arrivano in Serie C. Citato giustamente il Vicenza, il Modena, sono società della B, quest'anno è fallito, mi sembra, sono usciti Bari, Cesena, Avellino, non è colpa mia, voglio dire, gente che purtroppo arriva dalla B, quindi qualcuno si dovrebbe interrogare in maniera diversa. È vero, il problema della riforma dei campionati, se ne parla ogni anno, è un fatto demagogico, vi dico perché, la riforma dei campionati, quindi la riduzione, io non ho nulla in contrario, è giusto, tre livelli di professionismo in Italia sono esagerati, sono troppi, solo la Russia ha tre livelli di professionismo. Però dire riduciamo, come sostiene qualcuno in maniera molto semplicistica, questo è il problema, vorrei invitarlo a farmi una proposta di riduzione. Siamo a Firenze, domani sera alle ore 18 ho convocato il consiglio direttivo, c'è un altro direttivo alle ore 11 di mercoledì e lavoreremo da domani sera, e nella speranza che mercoledì mattina, se qualcuno ci dice qual è la decisione finale, noi faremo i calendari e quindi domenica, spero, nei limiti del possibile, partiremo con questo campionato. Andiamo avanti ancora a calcio, ma scendiamo di categoria. Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia di Serie D, il Giulianova prepara la prima gara di campionato in casa dell'Agnonese. Il capitano Federico Del Grosso mette in guardia i suoi sulle insidie del campo molisano e spera di tornare a giocare un giorno sempre con la maglia del Giulianova, con il fratello Cristiano, ora difensore del Pescara. Quadretto familiare per Federico Del Grosso con un Giulianova che avanza ancora attraverso i calci di rigore, con merito peraltro.
Sì, quest'anno mia figlia è venuta per la prima volta e ha portato fortuna. A parte gli scherzi, è stata una bella partita, una partita molto, molto dura contro una squadra molto organizzata, però anche oggi siamo riusciti nell'arco dei 90 minuti a fare delle cose molto, molto buone, abbiamo fatto degli errori dove miglioreremo. Sembra un Giulianova già in clima campionato, si parte da Agnone che, se possibile dirlo alla prima giornata, è uno scontro diretto, comunque una pari grado, la squadra che lotterà per la salvezza come voi. Sì, sì, vabbè, Agnone è sempre una squadra molto, molto difficile da affrontare, anche perché ha un campo... un campo particolare, un sintetico vecchio stampo dove i rimbalzi sono strani, quindi è tutta un'altra cosa rispetto ai nostri campi. E nonostante questo è una squadra comunque di categoria, perché è parecchi anni che sta in D, noi andiamo lì per fare la nostra partita. Andremo a testa alta contro chiunque e inizieremo finalmente questo campionato che, insomma, ritarda sempre di più e la cosa non è piacevole per nessuno. Quinto di destra quasi tutta la partita, poi quarto di sinistra per chiudere, Del Grosso corre sempre, 35 anni se non sbaglio, a non sentirli. Sì, vabbè, mia prerogativa è quella di correre, quindi fin quanto il fisico tiene corro, mi metto a disposizione della squadra, sto bene, quindi non penso ad altro, voglio continuare a giocare, spero di, insomma, di dare una mano importante anche quest'anno. Senti, ma sarà possibile tra uno o due anni vedervi di nuovo insieme con la maglia del Giulianova, te e Cristiano? Io penso di sì, spero di sì. Chiaramente per me è anche una soddisfazione avere un fratello che, nonostante l'età, è ancora mercato in B. Poi deciderà lui. A me mi piacerebbe, quindi speriamo. È tutto per quanto riguarda questa edizione del TG6. Io vi ricordo che i nostri servizi li trovate disponibili on demand sul sito www.tv6.it e sul nostro canale YouTube. È davvero tutto, vi ringrazio ancora e buon proseguimento con i nostri programmi.